Ciao Davide, spero tutto bene. Oggi, come al solito, apriamo una scatola di un marchio che non so se hai mai provato. Mi devi dire di che scarpa si tratta, quanto pesa e soprattutto quali sono le caratteristiche. Sei pronto? Va bene, dai, lancia pure. Vado. Stavi per colpire il coniglio, mannaggia. L'ho salvato, dai. Vediamo. Allora, metto là. Ovviamente te l'ho un attimo preaperta perché Ok. giustamente per risparmiare un po' di tempo, però adesso mettiti la bandana e proviamoci. Sì, un bel packaging. Ah, quello lo puoi lasciare anche così. Ok, va bene. Vediamo subito. Ti consiglio di toccare il battistrada per capire di che marchio si tratta. Molto strano, sembra quasi tipo non da trail, però no, però No, no, non è assolutamente da trail, è da strada. I nostri amici del trail faranno nei prossimi giorni la recensione di questo marchio. Ti do un suggerimento. Quindi, di che marchio si tratta? Diciamo interessante. che è famoso perché è un marchio che ha una calzata naturale e soprattutto un drop abbastanza basso. Allora o è altra o è topo. È topo, Dopo, e quindi ok. puoi aprire gli occhi e guardare di che scarpa si tratta. Comunque la mescola sembra abbastanza morbida lo stesso, pianta larga. Il modello è Magnifly. Ok. Vabbè, ci sta. Il tuo e mio amico, ex prodepodista del canale, amava tantissimo. Non ho mai provato questo marchio, ma neanche scarpe di Drop Zero, non sono un gran fanatico, però sono curioso di testarle, ci sta. Anche perché ho visto che sta tornando un po' di moda la concezione di far lavorare bene il piede, e quindi drop zero, drop più bassi, scarpa un po' per sentire bene il terreno sotto, quindi sono curioso, dai. Ma anche perché comunque tu hai qualche problema fisico, secondo me questa scarpa potrebbe aiutarti, però vediamo. Facciamo una cosa, Ah, sì, dai. ascolta, andiamo a berci un coffee nei prossimi minuti, un brainstorming e poi ti faccio qualche domanda sulla scarpa. Va bene, dai, proviamo. A dopo. Allora Davide, partiamo un secondo dal peso. Effettivamente quanto pesano queste scarpe? Pesano 250 grammi, quindi secondo me con la via di mezzo giusta per una scarpa da lento, né troppo poco né troppo tanto. E secondo me è ottimo da quel punto di vista lì. La prima sensazione personale è stata che comunque è una scarpa molto comoda da indossare. Secondo te, stesso numero o mezzo numero in più? Sì, no, comoda sì, assolutamente, stesso numero, sì, anche perché la pianta è bella, bella larga e spaziosa. L'ho trovata molto stabile, ovviamente, avendo drop praticamente quasi zero e non pensavo così comoda, perché di solito quelle, diciamo, drop zero sono un po' secche, però allo stesso tempo comunque bella ammortizzata, stabile, spaziosa e bella, una bella scarpa, non pensavo, sì. Come hai visto l'allacciatura e soprattutto cosa ne pensi della conchiglia? Conchiglia sì, molto spaziosa, morbida comunque dietro, protegge bene il tendine e anche la linguetta comunque bella spessa al giusto e i lacci comunque tirano bene, sottili, sì, su un bel nodo e una tomaia comunque traspirante, non troppo, ma comunque morbida, non dovrebbe far sfregare tanto sul piede, quindi comunque accogliente come scarpa. La suggerisci anche per dei pronatori oppure invece soltanto per un appoggio neutro? Ma sì, io starei su un appoggio neutro, al massimo un pochino di pronazione, ma poca, comunque leggera. Una scarpa molto stabile, quindi sì, per corridori neutri, assolutamente. Invece, che sensazione ti ha dato prima della recensione completa che farai tra qualche giorno questa mescola Zip Foam che secondo me sicuramente ha una sensazione un po' diversa e un'ammortizzazione abbastanza, tra virgolette, adulta. Ma secondo me è quella via di mezzo giusta, nel senso non è troppo morbida che quindi non affonda tanto il piede, ma non è comunque neanche durissimo. Quella via di mezzo secondo me che ci sta. Come rotazione scarpa secondo me non è male e anche comunque come grip sotto poi si piega bene, quindi fa lavorare tanto il piede. Bella, mi piace, sì. Poi l'ulteriore stabilità è data da questo cuneo mediale nella parte centrale che effettivamente garantisce una propulsione in avanti, soprattutto se hai il motore. Poi comunque non si flette tanto, si piega bene,
sicuramente stabile anche dietro sul tallone. Di materiale comunque ce n'è, non è proprio super minimalista, però ce n'è di materiale, quindi protegge bene allo stesso tempo. Invece, come hai visto, il battistrada, che secondo me è abbastanza tradizionale, però dovrebbe avere un grip discreto. Sì, un battistrada comunque classico, segue abbastanza le linee del piede, comunque spazioso e comunque davanti bello largo, e anche dietro comunque di materiale ce n'è, c'ha comunque un bel grip, quindi anche si possono fare un po' qualche chilometro in più rispetto magari a qualche altra scarpa che c'ha della mescola in vista. Quindi sicuramente è da testare e sono curioso. Ho notato che la conchiglia si estende lateralmente quasi fino alla parte mediale. Come l'hai vista, e soprattutto secondo te cedi verso l'interno oppure no? Sì, no, ho notato che si estende quasi fino a metà piede, quindi questo garantisce un'ottima stabilità perché ti dà un po' sostegno se magari qualcuno prona leggermente dentro, quindi aiuta sicuramente a far sì che la scarpa sia bella neutra e bella stabile. Anche questo è un altro punto in aggiunta di questa scarpa. Sì. Ho visto che la soletta si estrae, una soletta comunque molto premium in Ortholite, e quindi potresti anche paradossalmente inserire dei plantari personalizzati. Sì, ho visto anch'io che si può estrarre, quindi sì, volendo, se magari qualcuno che ha dei particolari plantari vuole mettere dentro qualcosa, di spazio ce n'è, anche perché davanti è bella spaziosa, quindi con la soletta che si estrae, volendo, dei plantari su misura si possono mettere. Non sono un gran fan, però se qualcuno ce li ha da mettere dentro, ben venga. Lo spazio è importante, quindi è sicuramente possibile. Invece ti chiedo, a livello di ritmi, a che ritmi la suggeriresti e poi soprattutto a che ritmi la testerai? Ma ritmi, non avendo mai provato grandi scarpe minimaliste, io starei comunque sempre su dei ritmi del lento, quindi sui 4-4:30, grandi lavori non ce ne farei. Anche perché stare tanto tempo sulle gambe con delle scarpe di drop basso, non lo so, non ho mai provato. Quindi all'inizio sicuramente le testerò su dei lenti e magari proverò a fare qualche variazione. E poi nel caso mi trovassi bene anche qualcosa di un po' più lungo, dei medi, vediamo. Va bene Davide, nei prossimi giorni faremo la recensione completa. Grazie, stay strong, keep running e soprattutto fai degli allunghi, perché secondo me con questa scarpa ci andrai velocemente. Ah sì, dai, sono curioso, vediamo. Ciao a tutti!